Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Calenda, il leader di Azione, ex PD scissionista, se la prende questa volta con il governo, ma sempre di più se la prende con il governo, anche perché lui è di area centro-sinistra, ma si colloca più al centro e in questo momento il governo è di sinistra, quindi lui è all'opposizione. E in quanto opposizione non vuol dire che sia con Salvini e il centrodestra, è all'opposizione e quindi con questa opposizione critica il governo, che è assolutamente criticabile in praticamente tutto quello che sta facendo, e si rivolge a Francesco Boccia, ministro per i rapporti con le regioni, regioni Parlamento, dice: Francesco Boccia, chiedilo ai medici, agli infermieri e agli specializzanti quanto serve il MES. Chiedilo a chi aspetta 13 mesi per una mammografia. Per inchinarvi ai 5 Stelle vi interessate, vi inventereste anche qualsiasi cosa sulla pelle di quelli che ieri li stavate definendo degli angeli ed eroi. Buffoni, dice, concludendo. Calenda lo scrive su Twitter commentando le dichiarazioni del ministro secondo cui sul MES bisogna aspettare per capire quanto serve alla sanità. Ma su questo c'è da fare un distinguo. Calenda parla del MES, mammografia, specializzanti. Ricordiamo che il MES, meccanismo salvastati con i suoi soldi disponibili, prima di tutto non è un regalo, ma è un prestito. Voi direte, ma è un prestito con un interesse praticamente così basso che diventa effettivamente negativo. Va bene, ma è sempre un prestito. È come se fosse una restituzione a tasso zero, no? Ti presto 10.000 euro, me li ridai in un anno a tasso zero. Però me li ridai, non è un regalo. Io so che sono dei soldi da prendere perché dobbiamo rifare la sanità. Sono d'accordo con Calenda che la sanità ha bisogno di soldi, che ci sono stati dei tagli negli ultimi anni. Su questo no, è in dubbio. Però perché non sono stati fatti e immessi dei soldi in questi anni nella sanità? Perché l'Italia non ha soldi, non perché non voleva dare soldi alla sanità, ma perché non aveva soldi, o meglio, preferiva dare i soldi per il reddito di cittadinanza, 7 miliardi all'anno, piuttosto che darli magari alla sanità. Quindi mantenere delle persone sul divano invece che ristrutturare, perché si parla di questo, di ristrutturare la sanità. Quindi quello che dice Calenda, in una parte ha ragione, servono i soldi per ristrutturare la sanità, ma non sono i soldi del MES. Prima di tutto perché i soldi del MES vanno destinati solo e unicamente per spese inerenti a questa malattia, non sono spese per la sanità, sono per inerenti a questa malattia. E soprattutto non puoi utilizzarli per altro, perché i soldi di questo MES verrebbero dati a rate, in modo che l'Europa verifica che voi li state utilizzando realmente per spese sanitarie inerenti alla malattia. Però c'è da dire che lo Stato ha stanziato 5 miliardi per la sanità, in varie forme, quindi questi soldi che sono adesso destinati per la sanità, possono essere utilizzati per altro. E utilizzare quelli del MES facendo risultare in qualche modo che sono utilizzati per questa malattia. Quindi quello che io penso e credo è che il governo voglia utilizzare i soldi del MES per altre cose. Non so poi in che modo giustificarli, cercheranno di giustificarli all'Europa. Sono stati spesi per sì, per la malattia in questo modo, un gioco delle tre carte o qualcosa di simile, se no non ci sarebbe tutta questa confusione intorno all'utilizzo di questi soldi del MES. Quindi realmente l'accusa di Calenda a Boccia è parzialmente infondata, perché buffoni, chiedete agli specializzandi, realmente è un discorso più ampio, anche perché se i soldi per gli specializzandi sono pochi è perché il governo è già da anni che non ha soldi e il MES, in qualunque modo tu voglia utilizzarlo, anche in maniera non consona al suo utilizzo, facendo chissà quale giochino,
Comunque sia, quei soldi poi li devi ridare e si vanno a sommare a già gli 80-90 miliardi che sono extra bilancio per quest'anno. Sapete che ci sono 90 miliardi che sono fuori dal bilancio di debiti e adesso il governo vuole chiedere un altro scostamento di bilancio, cioè vuole chiedere al Parlamento l'autorizzazione per fare altri 10-20 miliardi di debito che vanno poi restituiti. E che facciamo? Andiamo a prendere altri 37 miliardi di debito dal MES per poi restituirli? Ma questi soldi, secondo voi, ma chi caspita li deve restituire? Capite che è un problema grande, molto più grande di quello che si può così spiegare in maniera molto semplicistica, no? Buffoni. Beh, senso. Saranno buffoni per altre cose, ma su altre bisogna anche valutare bene le cose. Intanto arriva la notizia clamorosa che veramente lascia non perplessi, di più di perplessi. Il ponte di Genova Nuovo, fiammante, è fuori norma. Ma chi lo ha costruito lo sapeva già. Ma immaginatevi, immaginatevi. L'errore non è stato corretto per cercare di ricostruire subito e per evitare di dare vita a ulteriori contenziosi e lungaggini. E quindi si dovrà abbassare il limite di velocità sul ponte a 70 km orari, perché la curvatura del ponte è fuori norma rispetto alle norme del 2001 in avanti, che impongono dei nuovi raggi di curvatura, cioè la curva qui sono troppo strette. Dovevano essere più ampie. Invece il ponte è stato esattamente ricostruito sullo stesso identico tracciato di quello precedente, praticamente sull'ombra di quello precedente. E quindi a rivelarlo, questo è il Sole 24 Ore, secondo cui gli addetti ai lavori erano già al corrente delle criticità, ma la volontà di ricostruire in fretta e il tentativo di evitare di dare vita a ulteriori contenziosi avrebbe portato a non correggere l'errore. Per avere l'ufficialità dei nuovi limiti bisognerà adesso attendere il collaudo di agibilità, in seguito al quale arriveranno le indicazioni di ANAS. Il tracciato, trattandosi di una ricostruzione totale, dovrebbe rispettare le norme geometriche di costruzione di nuove strade, previste dal DM Infrastrutture del novembre del 2001. Il nuovo ponte avrebbe dovuto avere una forma a S, per garantire curve più dolci e una maggiore sicurezza per gli utenti. Invece ricalca quasi perfettamente il vecchio tracciato, rettilineo raccordato da due curve strette, risalente al 1967 e quindi non rientrava nel campo di applicazione del DM del 2011. Pertanto, al fine di garantire gli standard di sicurezza richiesti dalle normative, si potrebbe decidere di ridurre la velocità di percorrenza e di stendere un asfalto ad alta aderenza. Ma qui dovremmo stendere un velo pietoso perché è assolutamente assurdo quello che vi sto raccontando. Un problema che sarebbe sfuggito alla progettazione di Renzo Piano, ma era stato già autodenunciato a febbraio 2019 da Italferr al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il mese successivo che ASPI, Autostrade per l'Italia, aveva segnalato in conferenza dei servizi le non conformità progettuali del nuovo ponte. Tuttavia il Consiglio aveva scelto di non prendere alcuna posizione in merito per non dare appigli ai nuovi contenziosi da parte di Autostrade per l'Italia. Era stato solamente prescritto che l'asfalto fosse ad alta velocità. Quindi hanno fatto finta di niente per non avere altri problemi con Società Autostrade che già era in mezzo alla diatriba delle concessioni, togliamo le concessioni. E quindi, alla luce dell'accordo della notte del 14 luglio, ASPI non dovrebbe chiedere una manleva per eventuali incidenti provocati dal tracciato. ASPI dovrà prendere con cautela le indicazioni di ANAS, visto che l'articolo 14 del codice della strada attribuisce al gestore della strada la responsabilità di garantirne la sicurezza. Perciò, fa notare il Sole 24 Ore, in caso di futuri incidenti, ASPI argomenterebbe di aver fissato i limiti in conformità
con le valutazioni dell'ANAS. Intanto si attende la conferma ufficiale. I nuovi limiti di velocità potrebbero essere inferiori rispetto a quelli precedentemente previsti, quindi al di sotto anche dei 70 km orari. Incredibile, ma vero. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.